Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati con noi, come vedete alle mie spalle, in collaborazione con Confcommercio Veneto, quindi ancora qui con noi in studio. Abbiamo il piacere di riavere Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, Ascom Padova, Confcommercio, ma adesso in questa veste, quindi parliamo a livello regionale. Rispondendo alle tante, ben arrivato Buongiorno, buongiorno a presidente, voi. la lascio respirare perché è proprio appena arrivato da 3.500 impegni, quindi la lascio un attimo tirare il respiro. Dicevo, ci sono state moltissime mail da parte vostra, noi le leggiamo, le riceviamo, cerchiamo di dare risposta attraverso i nostri interlocutori, i nostri ospiti. Molti hanno ovviamente fatto osservazioni su alcuni dei provvedimenti che sono stati presi dal momento in cui adesso si è entrati in zona gialla, condivisibili, non condivisibili, ci sono diversi punti di vista e chiedono un po' una presa di posizione da parte dell'associazione di categoria. Perché? Perché non tutti sono soddisfatti, perché dicono, ma in fin di conti, i dati odierni, e vengono anche dai giornali di Padova in modo particolare, ci sono tantissime scuole dove ci sono delle persone, dei bambini che sono contagiati. Scuole elementari, quindi materne, il contagio quindi sta diminuendo tra gli adulti, gli ospedali si stanno svuotando, eppure abbiamo dei provvedimenti che stanno penalizzando grandemente le attività commerciali che invece riguardano famiglie che hanno bisogno di un certo tipo di sostegno. Questa è un po' la prima problematica che tanti le vedono. Quindi, al di là della chiusura alle 22, di questo chiamiamolo coprifuoco, anche se non siamo in guerra per assurdo, però vabbè, chiamiamolo così, ci sono altri provvedimenti che sono un po' pesantini per molti operatori del settore. Non da ultimo le aperture serali dei ristoranti, che alcuni dicono sono un po' una beffa, perché da noi la stagione sappiamo com'è, non siamo in Sicilia, insomma, che si può cenare fuori. Allora dice ci ammaliamo di influenza, ci prendiamo il raffreddore e andare fuori a cena. E poi c'è questa FAQ della regione che dice si può aprire il locale, si può fare all'interno del locale purché ci siano tre pareti aperte, finestrate completamente aperte. E da oggi praticamente scatterebbero i controlli. Allora, prima tranche, parliamo di questo. Beh, intanto devo dire che c'è tanta confusione. Sono sì, state sì. fatte delle regole che non hanno un principio serio per, prima di tutto, per mettere in sicurezza i nostri clienti e secondo perché sono discriminanti per il nostro lavoro. Quindi questa grande confusione ha generato tra tante imprese la possibilità anche di dire io non apro, perché in queste condizioni non apro, Ci sono perché quindi imprese che hanno imprese che detto non che non aprono, non aprono. hanno aperto proprio, perché In che dicono settore, cosa diamo, Presidente? ma anche nella ristorazione. Ma anche se hanno la possibilità di avere il prateatico fuori, non aprono, primo perché è freddo. Pensiamo se uno va a mangiare nei colli o anche in qualsiasi altra parte del nostro territorio, o in montagna, In montagna a 5 gradi ieri, ecco, esatto, dicevano i non si mette ristoratori. chiaramente non si mette a mangiare fuori e quindi se non lo fa alla sera non fa neanche a pranzo. E quindi in questa situazione dove noi abbiamo delle difficoltà oggettive e chiaramente il governo non ha dato le risposte che noi aspettavamo, visto e considerato che siamo stati chiusi, che siamo stati rispettosi delle regole, che abbiamo fatto tutto quello che era immaginabile e possibile, che siamo i soli e unici colpiti da questa situazione, okay? Adesso ci aspettavamo un attimino, sempre nel rispetto delle regole, perché voglio essere chiaro con chi dice che non siamo noi gli untori, e ormai è dimostrato, perché fino a quando siamo stati chiusi, i contagi erano alti comunque, e quindi c'era qualche altro tipo di contagio e non certo noi. E quindi è una situazione che chiaramente non ha avuto le aspettative che il nostro mondo ci chiedeva, insomma, no? Chiaro. E Ecco, quindi alcuni dicono, ma ormai è diventata un po' come anche la chiusura alle 22. Più che una questione di salute pubblica, su cui è controverso le opinioni, è una questione politica. È diventata una questione politica, ma è sulla vero? quale, a prescindere dall'adesione politica o la simpatia Sì. per uno, per l'altro, per il terzo, c'è di mezzo però l'economia e la salute. Allora, dicono, a meno che sia ben chiaro, è oggettivamente pericoloso e allora chapeau, se uno dice diamo priorità alla salute, oppure non lo è, ma in questo caso l'80%, alcuni hanno detto, del fatturato verrebbe compromesso di queste attività, più o meno Sì, ma sommariamente. cioè il senso logico.
io vorrei capire il senso logico di queste 22. Io ho proposto. Ne avete chiesto voi? Io ho proposto anche al presidente Zaia, proprio venerdì sera che ci siamo sentiti, io ho detto: ma scusa presidente, perché non facciamo che Mari fino alle 22 uno può rimanere al ristorante o al bar e dalle 22 in poi torna a casa, magari con lo scontrino se viene controllato, guarda sono stato là, sto andando a casa, ho lo scontrino che ho appena pagato, ho la ricevuta del ristorante, mi devo portare a casa, quindi il tempo utile di arrivare a casa. Se questo è il principio che il governo deve attuare per mettere in sicurezza, che io non capisco chiaramente, le 22, mettere in sicurezza le persone, perché così si crea meno aggregazione, perché uno se sei non so a mangiare fuori città e devi tornare in città hai bisogno del tempo e quindi ti devi muovere mezz'ora prima per andare a casa, per essere a casa alle 10, quindi non ha avuto un senso logico in questo momento dove vediamo che i contagi stanno calando, dove vediamo che hanno deciso di farci in zona gialla rafforzata e quindi vuol dire che qualcosa di tendenza di calo del virus c'è e quindi vuol dire che con le vaccinazioni che vengono avanti vuol dire che il sistema sta producendo degli effetti positivi. Allora è il momento di dire anche alle imprese che sono 14 mesi che siamo messi in queste condizioni, cominciamo a dare un po' di respiro, gradualmente, in maniera intelligente, in maniera rispettosa, però non facciamo morire l'economia. Come secondo voi, perché poi lei tra l'altro anche a livello nazionale riesce a rapportarsi, a confrontarsi, la motivazione appunto è una presa di posizione politica, perché poi se ne è discusso al governo, abbiamo visto i fronti che ci sono, adesso si parla di rivalutazione a metà maggio, per carità, però tutti dicono attenzione perché poi il rischio appunto è sempre quello di prendere quei mezzi provvedimenti che non soddisfano nessuno, no? E nel frattempo però non si va avanti. Sì, la domanda è se è una posizione politica di qualche parte o qualche schieramento politico che non vuole assolutamente che si apra. Io percepisco che c'è una visione, una posizione politica in questo senso, però non vorrei neanche perdermi in queste discussioni. Io dico che il governo è chiamato ad amministrare la nazione, deve avere queste responsabilità oggettive per dire bene, sono 14 mesi che certe imprese sono chiuse, ma proprio chiuse, cominciamo a dare possibilità di riapertura. Perché? Qualcuno mi spiega perché il ministro Franceschini è stato bravo ad aprire i musei, i cinema, ad aprire i luoghi culturali e tutto, e gli altri no? Cioè, questo io non l'ho capito. Certo. Quindi, no, ma poi non voglio anche dire che sia posizione politica, però è chiaro, insomma. No, ma poi c'è anche il solito discorso, il solito rischio che tanti hanno detto, che non è che le persone prendono e vanno a casa, cioè vanno a casa portandosi, cioè, andiamo, venite tutti quanti a casa mia a bere qualcosa, perché questo si verifica, e lo sapevamo, l'avevamo visto anche con gli aperitivi, quando c'era il discorso dell'aperitivo fino alle 18, no? Cioè, spostiamoci tutti quanti a casa di uno, dell'altro, del terzo, peggio che non mai fosse, perché i contagi poi avvengono tra le pareti domestiche. Torniamo su questi temi, poi vediamo anche se arrivano dei messaggi dei nostri telespettatori. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.